Cerchi prodotti Pokémon ad un prezzo competitivo? Bene, dai un'occhiata su gameovertreviglio.com. Sono già disponibili i preordini per Astri Lucenti, sia in italiano che in inglese, e con il codice sconto SGWEN10 hai il 10% su prodotti Pokémon, anche su quelli già scontati. Domani, molto probabilmente, se tutto va come deve andare, ci sarà la live break di Starbirth qui su YouTube. Quindi per la claim dei pacchetti devi entrare nel gruppo Telegram. Lo trovi qui, nel primo commento. Vai giù. Signori miei, sono felicissimo di registrare questo video. Benvenuti nel nuovo format A Caccia di Affari. In cosa consiste questo format? Dovete sapere che il vostro Sguen nelle ultime due settimane è stato attivissimo un po' su tutte le piattaforme. eBay, Vinted, gruppi Facebook, pure su Subito, ovunque ho dato uno sguardo perché voglio rispondere alla domanda: è possibile ancora oggi riuscire a fare degli affari, appunto? Ci sono ancora quelle persone che non sanno che le carte Pokémon hanno un determinato valore, non si documentano, boom, mettono a vendere e sparano un prezzo così forfettario, mettiamole dai, tanto basta che li vendo. Oppure queste occasioni non si trovano più, ormai è impossibile perché tutti prima di mettere a vendere o si informano oppure sparano dei prezzi così alti per paura di sbagliare che non li acquisterà mai nessuno a quel prezzo, e magari se gli scrivi manco ti rispondono e te prendono pure a parole. E insomma, signori, lo scopriremo in questa serie. Cominciamo! Ci sono due cose fondamentali per riuscire in questo intento, ovvero trovare le carte al miglior prezzo. Uno, bisogna non avere pretese. Cioè tu non puoi andare a cercare quella carta specifica, ti devi accontentare di quello che trovi. È la carta di Mr. Mime, che vale 50 euro, la trovi a 10 euro, la devi prendere. Non la puoi lasciare lì semplicemente perché Mr. Mime non ti piace, la devi prendere, altrimenti ti stai facendo scappare un affare. Numero 2, devi essere informato sui prezzi, su per giù, di tutte le carte dalla prima espansione fino ad ora, perché altrimenti non puoi avere quella lucidità nel momento in cui vedi quell'inserzione, se magari si tratta di un lotto ad esempio, di capire più o meno di che prezzi stiamo parlando, di che carte stiamo parlando, se valgono quella richiesta oppure no. In questi casi, molte volte, la maggior parte, bisogna essere tempestivi, bisogna essere veloci, perché se si tratta di un compralo subito, per esempio, non è che c'è qualcuno che sta aspettando a te che vai su Card Market, che ti guardi le carte, che ti fai una media, no. Se è un affare, ci sarà qualcuno prima di voi, più informato, che cliccherà su quel bottone e voi ci sarete rimasti fregati. Ovviamente non si tratta sempre di affari di questo tipo, perché ci sono pure quelle compravendite che si possono fare ad un prezzo molto buono trattando con il venditore. Quindi il venditore, per esempio, ha prezzato 100, realmente non conosce il prezzo di quella carta o semplicemente si accontenta anche di meno pur di vendere subito, quindi anche offrendo per assurdo la metà si riesce a trovare una via di mezzo e vi siete portati a casa una carta al 20, al 30, al 40% in meno del valore di mercato. Terza cosa, abbiate fantasia. Dovete immedesimarvi nella testa di una persona che di Pokémon non ne capisce niente nella maggior parte dei casi. Quindi non credetevi di cercare Pokémon set base e trovate le carte set base ad un prezzo stracciato. Perché chi non sa i prezzi, chi sconosce questo mondo, non sa neanche il nome. Magari non sa neanche che sono Pokémon, anche se c'è scritto dietro la carta grosso così. Magari per pigrizia il titolo di quell'annuncio è carte, lotto di carte, mazzo di carte, deck, qualsiasi cosa. Ma se si tratta di qualcuno che non le conosce, di cui non sa i prezzi, molto probabilmente non è un titolo mirato. Quarto punto, fondamentale, anche se lo diciamo per ultimo, la costanza.
Non è una ragazza, è una signora, la Costanza, no? La Costanza significa che non è che voi oggi vi fate un giro per 10 minuti. Basta, non ho trovato niente, è finita. Ci vediamo fra una settimana. Ma che? Volete il miracolo di Dio? State cercando una grazia divina, state cercando. Non state cercando qualcosa a culo, perché si tratta di qualcosa che troverete solo se avete fortuna. Ma la fortuna non scende dal cielo se voi state fermi a fare altro. Se voi volete trovare qualcosa, dovete cercare. Quindi più volte al giorno, senza magari diventare ossessionati, psicopatici, perché io sono qui e non credo di esserlo. Lo sono? Non credo. Quindi fare le cose in maniera razionale, in maniera metodica. Magari ci concentriamo in quegli orari in cui la maggior parte delle persone potrebbe avere del tempo da dedicare ad inserire delle inserzioni. Chi può farlo la mattina? Pochi, di solito. Rispetto a quelli che magari possono farlo la sera, dopo cena, prima di andare a letto, no? Questi, diciamo, sono gli orari più idonei, gli orari migliori da sfruttare per riuscire a trovare qualcosa. Ovviamente stiamo parlando in linea generale, non è la regola. Infine, il consiglio numero 5, che è strettamente legato al numero 4, non sprecate troppo tempo della vostra vita a fare questo tipo di ricerca. Perché se io devo andare a investire 10 ore della mia giornata per risparmiare 20 euro, 30 euro, 40 euro, io in 10 ore di lavoro ne guadagno, per dire, 60, e in questo modo lo compro a prezzo pieno e mi rimangono ancora soldi in tasca. Quindi, chiaro, no? Non lasciatevi trascinare troppo da questa foga. Deve essere una cosa fatta a passatempo. Vado a cagà? Bene. Anziché giocare a Clash Royale, mi faccio un giro. Mi metto un po' nel letto che mi riposo. Anziché grattarmi la panza, mi faccio un giro nei siti. Capito quello che vi voglio dire? Deve essere qualcosa di molto soft, di molto leggero. Finisco di cenare, mi piace tanto farlo, ma sì, ma mettiti un'ora, 2 ore al PC con il sottofondo dei video o delle live di Sguain. Fallo, molto interessante. Belli miei, io direi che le chiacchiere ci sono state tante, ma sono state giuste, perché dobbiamo partire con dei sani principi, ok? Andiamo a vedere un po' che cosa vi porto in questo primo episodio. Iniziamo subito con la prima carta. Vi anticipo che ho già tolto tutte cose, ma non adesso, ma diversi giorni fa, in quanto accumulo tutto ciò che ordino nel corso della settimana. Fine settimana faccio il video e se c'è qualcosa da contestare, qualcosa che non va, devo dirlo subito al venditore, non posso di certo aspettare diversi giorni prima di farlo. Si tratta di una carta spedita in posta 1, quindi non ha chissà quale valore, però molto interessante. Il venditore ha spedito inserendo un foglio A4 piegato in più parti e ha inserito all'interno questa carta di qua. Un bellissimo, a parer mio, Mega Mewtwo EX di Turbo Blitz XY 2015. Condizioni Near Mint. Come potete vedere da voi, in questo caso si trattava di un venditore che molto probabilmente aveva deciso di dar via la collezione, perché c'erano tantissimi altri annunci all'asta a prezzi interessanti. Io ho seguito questa, le altre cose non mi interessavano anche perché avevano dei prezzi piuttosto importanti, e sono riuscito a portarmela a casa a 11,50€ spedita. Attualmente, minimi card market, siamo ben sopra i 20€. Quindi sicuramente si tratta di una carta conveniente da comprare assolutamente, quasi al 50%, no, senza quasi, del suo prezzo di mercato, e 2, una carta proprio bella. A me queste EX piacciono veramente tantissimo. Andiamo avanti. Le prossime carte sono 2, le ho prese insieme.
Me le ha spedite, vi giuro, mi sono venuti i brividi quando ho visto questa scena, in una busta a 1000 bolle. Ma non, qua non sono 1000, sono 10, veramente. All'interno c'era semplicemente questi due cartoncini, quindi a chiudere cosa? Un foglio di raccoglitore in condizioni pietose. Queste carte, come vedete, sbordavano. Quindi se il corriere sbadatamente, non lo so, faceva qualche operazione strana, queste carte venivano ammaccate al 100%. Questo miracolo divino che non è successo niente, non doveva accadere niente. Infatti, ho sudato freddo in quei momenti. Quando ho visto questa scena, ho sudato freddo. Di che cosa stiamo parlando? Venditore spagnolo. Molto probabilmente aveva deciso di lasciare, però i prezzi li conosceva. Signori, Alakazam e Zapdos, set. Base. Condizioni? Ve le faccio vedere subito. Partiamo con lo Zapdos. Ragazzi, avere delle carte set base in queste condizioni non ha prezzo. In particolar modo questo Zapdos, guarda. Ti puoi specchiare nell'olografia, guarda, specchiati. Che meraviglia. Guardiamo anche il back. Belli miei, queste sono bombe. Queste sono bombe che pure a 40 euro non dovete lasciare lì. Sono carte olografiche del set base. Ora come ora, tutti quelli che collezionano, tutti, buona parte, se deve decidere di collezionare un set vecchio, molto probabilmente decide di fare proprio il set base. Quindi queste carte sono quelle che a parer mio difficilmente svaluteranno, molto difficile. E andiamo a mettere qui. E vi faccio vedere anche questo Alakazam, che purtroppo non sta messo tanto bene quanto quello Zapdos, perché ha qualche righetta, come vedete qui, abbastanza anche evidente, nell'olografia. Ma l'ho preso uguale perché il prezzo dei due mi andava bene. E anche questa, a parte quei graffiettini, il resto della carta. Che cosa c'è da dire? Cosa c'è da dire? Guarda. Near Mint. Bellissima. Unica cosa che ho notato in questa carta che non avevo notato prima, se voi guardate questa parte di qua precisamente, deve esserci stato un difetto durante il taglio, perché se vedete c'è un pezzo di un'altra carta. Riuscite a vedere? Sì, si vede. C'è un pezzettino di un'altra carta. O comunque l'aggiunzione che collega le due carte. Si vede molto bene da qui. Guardandola di lato si vede molto meglio. Ovviamente la camera non mette a fuoco però. E questo qui era anche il nostro Alakazam. Adesso vi starete chiedendo quanto le ho pagate. Mi sembra pure giusto. Entrambe 67 euro. Quindi per tutti e due. Non l'una. 67 tutti e due. Non è chissà quale affare, nel frattempo guardate che bella l'olografia, mamma mia. Dicevo, non è chissà quale affare, ma vi sfido a trovare sulle 35 euro delle carte di questo calibro. E se andate su Card Market per vedere i minimi di queste due carte, occhio, guardate molto attentamente se c'è la foto, guardatela, perché sarà in condizioni pietose se sta già sotto i 40 euro. Viceversa, chiedete la foto se sta sempre sotto i 40 euro e vi assicuro che troverete tutti i difetti di questo mondo. Bordi smangiati, sollevati, graffi. Non sono delle vere near mint. Queste carte al giorno d'oggi singole si riescono a trovare molto facilmente sulla cinquantina di euro. Diciamo che il prezzo a cui troviamo delle carte veramente, ma veramente near mint è quello. Tipo, questo Zapdos rientra in pieno. Questa Alakazam per via dei graffietti magari starà un po' sotto, ma belle carte. Adesso passiamo ad una bomba di carta. Non ad una bomba carta, quella è un'altra cosa. Non è un gioco per PSP, ma il venditore ha utilizzato questo escamotage per preservare le condizioni di questa carta. La custodia
di un gioco della PSP. Ha inserito la carta qui dentro. Io praticamente quando ho aperto ho trovato la carta un po' uscita, ma in ogni caso, come vedete, era abbastanza protetta anche perché era in sleeve. Da questo riusciamo sicuramente a capire che non si tratta di un venditore abituale. Anche dalla sua pagina si vedeva che aveva solo questa carta, non aveva altre cose, il prezzo era molto invitante, quindi molto probabilmente l'avrà trovata in edicola, spacchettando qualche bustina random, non gli è piaciuta o comunque non gli interessava, l'ha venduta al prezzo che riteneva opportuno per lui, e adesso vi faccio vedere di cosa si tratta. Questa l'avrei voluto tantissimo trovare io, però purtroppo non l'ho mai sbustata, ma ho avuto la fortuna di trovarla. Signori miei, Rayquaza V Alternate Artwork di Evoluzioni Etere, la carta che personalmente amo di più di tutto il set. Vi faccio vedere le condizioni, che sono Near Mint, e questo è stato un bel colpo, perché di qualcuno che non colleziona spesso capita che le carte non sono tenute come si deve, ma per fortuna non è stato questo il caso. A seguito di una piccola trattativa sono riuscito a portarmela a casa a 70 euro spedita. Attualmente la possiamo vedere su Card Market Minimi a 100 euro. Quindi comunque siamo sotto, non è l'affare della vita, ma siamo comunque sotto di un buon 30%, il che significa che è sicuramente un acquisto da fare. Ultimo prodotto, e per questo video abbiamo concluso, vi voglio far vedere come mi ha spedito questa persona questo ETB. Guardate qua, una semplice busta di HM con all'interno, guardate, una busta. Ovviamente, ragazzi, non vi dico, lo vedete da voi, le condizioni in cui si è presentato questo ETB, perché sono da rabbrividire. Cioè, questo tenerlo sealed mai nella vita. Anche perché già non è più sealed, se dobbiamo dirla tutta. Tutti gli angoli smangiati, perché giustamente, senza neanche un minimo di protezione, non può accadere diversamente. Questo prodotto di qua, sono sicuro che era una mamma che me l'ha venduto. Perché me l'ha venduto per 42 euro spedito, molto probabilmente l'avrà tolto al figlio che l'ha ricevuto il regalo. Ora io fantastico, perché era una donna, perché era giovane, quindi tutte queste cose mi fanno immaginare che il prodotto era del figlio, gliel'ha regalato, al bambino non piaceva, la signora ha detto guarda lo metto a vendere e buonanotte. Io ovviamente a questo prezzo non me lo son fatto scappare, per un semplice fatto che un ETB al giorno d'oggi più o meno quella cinquantina di euro vale. A noi prodotti da spacchettare servono sempre, quindi avevo già messo in conto che poteva essere rovinato. Lo apriremo insieme nelle prossime live. Eccoci qui al riepilogo. Questi sono tutti i prodotti e le carte che abbiamo visto oggi. Prezzo di acquisto 190 euro, potenziale prezzo di vendita 240-250 euro, quindi ricavo 50-60 euro circa. Ci tengo a specificare che io non faccio tutto questo giro per rivendere questi prodotti, queste carte, ma li tengo nella mia personale collezione perché sono tutte carte che mi piacciono. Se avessi trovato qualche lotto con in mezzo qualche carta che non mi interessava, molto probabilmente l'avrei messa a rivendere. In questo caso no, perché sono troppo belle, mi piacciono davvero tanto. Vi lascio con una perla di saggezza. Tutto ciò che fate, dovete farlo per il piacere di farlo, con la passione di farlo, perché soltanto così facendo vi verrà bene. Altrimenti sarete svogliati, annoiati e non vi riuscirà, ve lo garantisco.
Signori miei, per questo video è tutto. Prima di salutarvi, vi ricordo di entrare nel gruppo Telegram e di visitare lo store di Game Over Treviglio, perché con il codice sconto SGWAIN10, inserito al momento del checkout, ricevete il 10% su tutti i prodotti Pokémon, anche se sono già scontati. Questo significa che quando nello shop ci sono degli sconti già di base, voi avrete un doppio sconto e vi garantisco che escono certe bombe che solo Dio lo sa. Quindi seguitemi soprattutto su Instagram, perché è proprio lì che pubblico le offerte nel momento in cui vengono lanciate. Detto questo, non mi resta che salutarvi. Ci vediamo ad un prossimo video o ad una prossima live. Ciao!